Bentornati allo Stadio San Paolo, questo è il terreno di gioco, il manto erboso di Fuorigrotta, lì dove aspettiamo l'acuto forte degli azzurri per la conferma che quando affrontiamo le grandi noi non siamo inferiori a nessuno. Dacci dentro Napoli anche stavolta, prendiamoci questi tre punti e torniamo ad insidiare il primo posto della Roma. Di nuovo buon pomeriggio da Raffaele Auremma per tutti i tifosi del Napoli collegati sul secondo flusso audio di Premium Calcio, il vostro canale. Le grandi emozioni le viviamo tutte quante qui e le vivremo tra qualche istante per questa partita molto particolare. Vedete Capitan Hamsik, è la 16ª volta che affronta la Roma, già segnato 5 gol, e i giallorossi che vede in loro un nemico particolare. Bello, caloroso l'abbraccio tra due tecnici che si stimano molto, probabilmente i due migliori di tutta la Serie A. Rafa Benitez seduto in panchina con il suo vice Fabio Pecchia e con il preparatore atletico Paco De Miguel. Jorginho titolare quest'oggi un po' a sorpresa, Jorginho che ha segnato soltanto un gol da quando veste la maglia del Napoli e lo ha fatto, guarda un po', proprio alla Roma nella semifinale di Coppa Italia. Tutto pronto per l'inizio di questa partita, l'arbitro Tagliamento dà il cenno d'intesa con i suoi collaboratori, sono i guardialine Cariolato e Padovani, assistenti d'aria Orsato e Massa. Partita che comincia, avanti Napoli, avanti Napoli, siamo tutti con te. Subito lo scambio di palla tra Albiol e Koulibaly, i due centrali ormai scelti da Rafa Benitez come i titolarissimi di questa squadra. Roma che resta momentaneamente guardinga, avanza palla al piede, mangia fuoco Albiol, scarica verso Higuain e poi serve Jorginho che fa partire subito il pericolo pubblico numero uno, Callejon mette dentro per Maggio, tiro cross, deviazione di De Santis, Roma in affanno, ci prova David Lopez che serve Insigne, mette giù il pallone Lorenzo Insigne, due uomini su di lui, si scatena subito il San Paolo, il colpo di tacco a cercare ancora Goulam, mette in mezzo ed è rete, no, fuori gioco di Goulam. L'assistente Cariolato ha visto giustissimo, controlla il pallone, lo cede ancora ad Albiol, avanza palla al piede, poi effettua il lancio profondo a cercare Insigne, pescato molto bene, su di lui c'è Florenzi, lo evita, parte Insigne destro, ribattuto Higuain ed è rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, sei un fuoriclasse, scatenato il nostro dio della guerra, ha immediatamente scatenato tuoni, fulmini e sette verso la porta della Roma con una rovesciata da campione, da campione, una rovesciata da fuoriclasse, Gonzalo Golasso, Gonzalo Golasso, Higuain porta il Napoli in vantaggio al terzo minuto di questo primo tempo e tutto lo stadio intona un solo nome, Higuain, Higuain. Guardate Insigne, ha provato il destro, la deviazione, Higuain che si coordina in maniera perfetta e porta il Napoli sul risultato di 1-0. Hai tirato fuori il leone che era in gabbia, l'hai tirato fuori e hai cominciato a sbranare chiunque, Gonzalo Higuain al suo quinto gol in questo campionato, potevano essere di più ma tu sei capace di farne tanti, tu puoi diventare capocannoniere. Ci prova Hamsik, poi Torosidis, Hamsik ruba il pallone, Napoli agguerrito quest'oggi con Lorenzo Insigne fra tre avversari, ci prova lui, ci prova lui, ci prova con il destro di poco fuori, questo è il Napoli che vogliamo sempre, una squadra rabbiosa, scatenata, che tira fuori gli artigli, fa brillare gli incisivi pronti a sbranare tutti gli avversari. Serve Kalidou Koulibaly, è il K2 che scarica ancora tra i piedi di Jorginho, poi la palla sfila nella zona di Goulam, duello con Torosidis, mette dentro per Insigne, Insigne il destro, deviazione in calcio d'angolo, miracolo di De Santis che sta provando a scuotere la sua squadra perché questo pallone era destinato in fondo al sacco, è stato molto bravo De Santis a deviare in calcio d'angolo, primo corner del match, mentre rivediamo ancora una volta Cervinho, prova ad entrare in area di rigore, viene fermato da David Lopez e adesso risaliamo, risaliamo subito se abbiamo la forza.
se no ragioniamo. Insigne molto bene per Hamsik, ha tanto spazio, dai Marechiaro, dai dentro così per Cagliacon, attenzione è in fuorigioco Higuain, ci prova Cagliacon, colpisce in pieno la traversa, letteralmente sbriciolata la Roma in questo inizio di partita. 11 minuti e 42 secondi con il Napoli che volevamo da tempo, il branco di Cannibali che sta sbranando la lupa. Quest'oggi c'è una sola squadra in campo, si chiama Napoli. 12 minuti di gioco del primo tempo, 1-0 per gli azzurri, ma il risultato poteva essere anche più abbondante dopo la parata miracolosa di De Santis su Insigne, dopo il legno colpito in pieno da Cagliacon. Questa giostra continua a girare vorticosamente, la mette in moto, la innesca il Napoli. De Santis per Pjanic, ancora Pjanic verso Totti, zona cross, Pjanic la palla sul destro, la controlla in area di rigore, attenzione Torosidis, la parata di Rafael, una finta a spaventare Totti, ancora Koulibaly per Cagliacon, ottima l'apertura per Cristian Maggio che va a tutta velocità, tutta manetta, superbike, mette il pallone in mezzo, non ci arriva di un nulla Higuain. Ma la palla è ancora nostra con Lorenzo Insigne che punta l'avversario, prova ad entrare in aria, ancora Insigne, la palla sul destro e poi sul sinistro, dai Lorenzo, di poco al lato, peccato, straordinario, un solo aggettivo, straordinario Lorenzo Insigne, si è ripreso tutto quanto il Napoli, guardate qui come ha superato il suo compagno di squadra anche nell'Under 21, Florenzi, poi si porta la palla sul sinistro nel suo piede migliore, però comunque aveva indirizzato molto bene il tiro verso la porta di Morgan De Santis, applaudito anche da Rafael questo tentativo di Lorenzo Insigne, ma soltanto per mettere in movimento ancora Koulibaly che fa partire velocemente Hamsik, traversone in area di rigore, attenzione Cagliacon, ma sapete è proprio l'istante quello lì che tu non riesci a cogliere, l'attimo fuggente. Cagliacon stava correndo centralmente, poi deve improvvisamente allargarsi, vedete che non trova proprio la coordinazione giusta per scaricare il pallone nella porta ormai vuota della Roma, peccato perché questa ripartenza poteva regalarci il 2-0. Davi Lopez, Hamsik, può girarsi Marechiaro, verticale verso Insigne, ottimo il movimento per Higuain, ancora Higuain, Hamsik, no, ma quanti pali vogliamo colpire ancora, no, questa palla bisogna buttarla dentro, dai Napoli, dai, ancora una spallata, su, e va giù la Roma. Ancora una spallata, ecco Insigne che sta disputando una partita strepitosa. Maggio, Cagliacon, attacchiamo da destra, Cagliacon, il tiro cross, non aggancia De Santis e la Roma si salva in calcio d'angolo. Guardate qui, Cagliacon, non aggancia De Santis e calcio d'angolo per noi. Li stiamo davvero sbriciolando quando il Napoli va ad attaccare. Diventa una squadra devastante, roba da far perdere la testa agli avversari. Yangambiwa, ancora Keita, il taglio in diagonale, l'anticipo di Ghoulam, sopraggiunge Pjanic per Totti, ancora Pjanic, stiamo attenti a troppo spazio, attenti, mamma mia, Florenzi mette il pallone fuori in questa occasione per la Roma che è stata creata da Totti ma era partorita dal piede di Pjanic che poi, guardate lì, nel pieno dell'area di rigore del Napoli riesce a pescare Florenzi che sbaglia la deviazione, meno male, ma speriamo che questo errore della Roma possa permetterci di ritornare. Keita, ritmo lento da parte della formazione giallorossa che adesso sta comunque occupando gli spazi nel nostro territorio, attenzione a Florenzi, prova la conclusione diretta verso la porta di Rafael che si salva in calcio d'angolo. Stiamo concedendo troppo agli avversari, troppo, mai come stavolta Benitez ha ragione a infuriarsi per tutto quanto sprecato nel corso del primo tempo. Florenzi dalla bandierina, marcature serrate in area, batte Florenzi, uno spiovente, allontana Koulibaly e poi Cagliacon a ribattere in avanti, insegue il pallone Koulibaly che poi lo sottrae
Ayan Gambiwa, ecco Koulibaly, vai Koulibaly dentro per Kayako, non sbagliare, non sbagliare, non sbagliare! Mamma mia, no, vi prego, vi prego, chiamate l'ambulanza perché qui davvero c'è il crepacuore, qui ci fanno venire il crepacuore, ma non possiamo sbagliare questo gol. Da applausi il recupero di Koulibaly, qui Kayakon che cerca il numero di alta classe e Nainggolan evita il gol. Vi prego, no, no, così no. I cambi avvengono al 20° di questo secondo tempo con il Napoli che è andato vicinissimo al 2-0, mamma mia, mamma mia. Più lo rivedo e più vengo meno. Ancora Jorginho Kayakon. Cerchiamo spazi più ampi. Gargano può girarsi, bene. Si appoggia su Koulibaly che va in velocità, molto preciso l'appoggio anche per Goulam. Mette in mezzo di prima intenzione, allontana Manolas. La palla a campanile. Ci arriva per primo Gargano e poi Insigne, ancora Insigne, la triangolazione con Higuain. Una deviazione dalla quale stava per scaturire un autogol. Calcio d'angolo per il Napoli con il San Paolo che si infiamma nuovamente, ma mai in questa partita è venuto meno. Guardate qui la deviazione di Manolas con Insigne che aveva provato la triangolazione con Higuain. Esce Insigne, sentite che standing ovation per il nostro Tarantella che poi ringrazia e risponde così. Si è ripreso il Napoli che non avevi mai lasciato, mai qualcuno che non aveva capito quanto forte sei. T'aveva criticato e tu in silenzio sei tornato a galla. Mertens al posto di Insigne, tutti a protezione della nostra 16 metri. La rincorsa di Pjanic, lo spiovente largo, l'intervento aereo a liberare di Kayakon, poi ci provo le basse senza misura, senza forza, senza precisione. Raja Nainggolan intercetta molto bene Gargano che adesso prova a capovolgere il fronte, recupera palla Hiller, ha evitato un avversario, non il secondo che è Nainggolan, però Gargano va a lottare su di lui, ancora Gargano con energia, recupera palla Hiller, la serve attivamente a Higuain verso Kayakon in area di rigore, Kayakon alla rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, sei diventato un bomber vero, sei diventato implacabile, non sbagli un colpo. José María Pepe, Kayakon, ottavo gol per lui e finalmente il 2-0 per noi, dopo tante occasioni sciupate, finalmente il 2-0 per noi, il Napoli è ritornato, il Napoli è ritornato, venite anche voi qui, ora che il Napoli è ritornato, accomodatevi tutti, c'è posto, sta per partire la giostra del Napoli, la giostra gira velocissima con gli azzurri che attaccano come facevano un tempo con il branco di Cannibali, spietato, Kayakon mette nella porta il gol del 2-0 e realizza l'ottavo gol di questo campionato, late forte, el corazón, quando marca Kayakon, quando marca Kayakon, 2-0 per il Napoli. L'insoddisfazione della Roma che si sta sgretolando qui allo stadio San Paolo. Stiamo tornando su, siamo ritornati, stiamo tornando su, sempre più su. Che peccato per i punti persi, ma abbiamo tutto il tempo per recuperare ancora, perché ogni obiettivo è ancora alla nostra portata in questo campionato. Mentre rivediamo da questa prospettiva l'azione del 2-0, Higuain per Kayakon, l'anticipo netto del Caballero Triste che mette nella porta sguarnita la rete del 2-0 e quindi va a riprendersi, si fa perdonare per l'errore commesso sempre in questo secondo tempo sull'uscita di De Santis quando sembrava che il gol fosse ormai il suo. Pepe Kayakon, ma è stato a brevissimo Gargano a pressare su Nainggolan, a permettere ad Hiller di lanciare ancora per Higuain e poi Kayakon, anticipo netto su Olebas che ha provato a fare la diagonale ma non c'è riuscito perché è più veloce José María Pepe, Kayakon! Koulibaly, una finta ai danni di destro che non ha toccato un pallone fino a questo momento. Siamo negli ultimi 20 secondi di gioco di questa partita con l'olè dello stadio San Paolo a scandire la nostra vittoria per 2-0, netta, inequivocabile sulla Roma, capolista al pari della Juventus, ma il Napoli non è da meno, lo sapevamo già.
lo sapevamo bene che questa squadra può andare fino in fondo, fino a vincere il tricolore. È troppo presto per dirlo adesso, dobbiamo recuperare il tempo e i punti persi nel corso delle 9 giornate precedenti, ma godiamoci questa giornata di felicità, di gioia, onorata al meglio la memoria di Ciro Esposito con questo 2-0 secco, punteggio all'inglese, si diceva un tempo, un gol per ogni frazione di gioco. Al secondo minuto e 10 secondi ha sbloccato il punteggio Higuain, nella ripresa ha raddoppiato Callejon con assist di Higuain, è la terza volta che succede negli 8 gol di Callejon, mentre per quanto riguarda la rete della Pipita è stato Insigne a lanciarlo per il primo gol del Napoli. Escono dal campo le due contendenti, Napoli a braccia alzate, con gioia, con soddisfazione, lo avevamo sempre detto, il Napoli 11 contro 11 non è da meno con nessuno, è una squadra che può battere chiunque, purtroppo però tante volte abbiamo riscontrato che può essere battuta da chiunque. Però adesso ripartiamo, lasciamo stare il passato, ripartiamo perché abbiamo tanta forza ancora. 2-0 per il Napoli, 2-0 per noi. Ha vinto il Napoli con un secco 2-0. Adesso Benitez va a congratularsi con tutti i calciatori che stanno lasciando il terreno di gioco dopo aver ringraziato e salutato i tifosi delle curve che non hanno fermato un solo istante il loro entusiasmo, la loro spinta. Higuain, che ha segnato il suo quinto gol in soli 7 giorni, e adesso quest'oggi ha fornito anche un assist, ma guardate qui che coordinazione da bomber per il Pipita che realizza il quinto gol in campionato. Potevano essere 7 visti i 2 rigori sbagliati, ma abbiamo detto non pensiamo più al passato, quello che è perso, adesso dobbiamo pensare in grande perché sul Napoli potevamo contare ad occhi chiusi, questo organico era già forte di proprio, lo sapevamo. Gli azzurri hanno vinto 2-0 contro la Roma, un gol per parte al secondo minuto e 10 secondi del primo tempo, è stato Higuain a sbloccare il punteggio al 40esimo della ripresa, Callejon ha chiuso il match che poteva essere sigillato anche molto prima perché il Napoli ha colpito pure 2 traverse, una con Callejon, l'altra con Amsic, e De Santis ha tolto un gol a Insigne. In questo pomeriggio magico destinato e dedicato a Ciro Esposito urliamo vai Napoli, non fermarti più.